Nonostante l'infortunio, Luigi Silvestri ha deciso di restare in campo per aiutare i compagni. Non ha voluto abbandonare la nave dopo la gomitata di Bruno Risandri al 7° minuto di gioco. Il centrale biancoverde ha accusato un forte dolore al costato, ma malgrado le difficoltà non si è fatto sostituire, mostrando ancora una volta grande attaccamento alla maglia, perché per lui la sfida nella sua Palermo aveva un valore doppio. Rimanendo sul terreno di gioco, stringendo i denti fino al 37° del secondo tempo, quando Mr. Braglia l'ha avvicendato con Bove, gli esami a cui si è sottoposto il calciatore biancoverde hanno evidenziato una frattura costale composta, una stoica resistenza apprezzabile perché riconsegna valori che forse nel calcio non ci sono quasi più, ma che è costata cara al centrale, che salterà sicuramente le prossime due partite contro Taranto e Messina e che probabilmente non ci sarà neanche con il Picerno. Una partita speciale quella del Barbera, in cui è stato accolto con affetto anche da uno striscione della curva rosanero, ma onorato fino alla fine la maglia biancoverde, provando anche a fare gol. È il secondo grave infortunio per il centrale nella sua avventura irpina. Lo scorso anno, durante il match contro il Bari, è stato vittima di una frattura composta del malleolo peroneale, che lo ha costretto a saltare le ultime tre gare di campionato contro Vibonese e Teramo Cavese, per poi tornare in tempi record sul finale dei playoff nella gara di andata contro il Padova. Un'assenza pesante per i Lupi, che si ritrovano in un momento delicato privi di uno degli elementi migliori.